Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Ciclista in Streaming. Questa sera abbiamo ospite qui già accanto a me Martina Bassi. Buonasera Martina. A tutti. Martina è una ragazza giovane di 19 anni, un sagittario bergamasca doc, anche se è nata in provincia, però comunque è bergamasca e adesso corre, e quest'anno è passata Under 23 con l'Euro Target Bianchi Vittoria, la squadra del DS Giovanni Fidanza e di Domingo Covelli. Martina, ecco, se ne parlava pochino prima di collegarci, com'è la situazione nella bergamasca? Che aria si respira dopo un periodo veramente bruttissimo? Adesso le cose stanno iniziando ad andare meglio, fortunatamente. Ci hanno concesso un po' di libertà, soprattutto io parlo per me, per il ciclismo, così si può ritornare ad allenarsi sulle strade di casa. E quando sono uscita la prima volta, dopo un mese e mezzo di rulli, è stato veramente un gran sollievo. Una bellissima esperienza, diciamo, come la prima volta quando si esce in bici. Ecco, ma appunto, deve essere veramente ancora più dura per te, no? Perché una ragazza abituata sin da quando avevi 10 anni, poi ce ne parlerai te della tua carriera, però sin da quando avevi 10 anni hai gareggiato nel fuoristrada, mountain bike e ciclocross, quindi abituata a stare in piena libertà nei boschi, nei campi, tra la mota, oltretutto mi ricordo che ti piace tanto un sacco la mota, e quest'anno che decidi per motivi particolari, che anche questi ci spiegherai, di approdare definitivamente alla strada, il coronavirus ti blocca in casa e ti mette su rulli. Esatto, è stato un mese e mezzo molto intenso comunque, perché dovevo tenermi comunque in forma, e allenarsi sui rulli è stato veramente complicato perché non si poteva fare grandissimi lavori. Io facevo un po' di medio, un po' di volate, comunque cercavo di tenere la gamba, solamente che un mese e mezzo è stato complicato più che altro a livello mentale più che fisico, perché non si poteva fare niente, non si poteva uscire. Io comunque non sono una ragazza che esce spesso, però anche quelle 2 ore in bicicletta che si poteva fare all'inizio era bellissimo, solamente che poi trovarsi in casa comunque per un mese e mezzo, come ho detto prima, è veramente complicato a livello mentale più che fisico. Conoscendoti un pochino per alcune interviste fatte in passato, e non ho dubbi che tu, scrupolosa come sei, comunque non abbia perseguito una linea davvera atleta, no? In attesa della ripartenza. Come ti sei? Hai parlato dei rulli, ma come esatto. Ti sei a livello di atleta? Allora mi svegliavo, facevo colazione e la mattina la dedicavo alla scuola, perché frequento l'ultimo anno del grafico qui a Treviglio, dove sono nata anche, e il pomeriggio pranzavo, il pomeriggio mi rilassavo un attimo e verso le 4, 4 e mezza facevo i rulli, non facevo più di 1 ora e un quarto, perché veramente è una cosa stressante comunque anche a livello mentale stare sui rulli. E niente, poi finiti i rulli mi rilassavo ancora un attimo, cenavo e poi la sera stavo con la famiglia, con i nonni, così. Ecco, c'è già subito una domanda da Nicola Bellini che va subito al sodo, quindi non ci ha dato tempo neanche di spiegare le motivazioni per ripassare. È bella a questa maniera, perché le domande arrivano e bisogna rispondere, perché è bello così, no? E lui dice: passare dal fuoristrada alla strada. Ti sei adattata subito? Allora, sì, io mi sono adattata subito, perché già quando correvo in mountain bike facevo molti allenamenti su strada, infatti la mia giornata su 7 giorni facevo 6 allenamenti a settimana e la maggior parte, 4-5 allenamenti, li svolgevo con la bici da strada, quindi ero già molto abituata alla pedalata da strada, a rimanere appunto su una bici diversa da quella della mountain bike.
Quindi sì, mi sono abituata subito, diciamo. Più che altro le distanze, quelle ho fatto un po' più fatica ad abituarmi, perché comunque nella mountain bike cerchi di migliorare più che la quantità, la qualità dell'allenamento, mentre su strada devi basarti anche di migliorare la qualità e la quantità, perché comunque passare da fare 2 o 3 ore al giorno di come facevi in mountain bike, passare comunque a farne 3 o 4. È un'ora di differenza, però comunque per una ragazza che non è molto abituata cambia. Che poi oltretutto sei passata under 23 quest'anno, quindi hai fatto il salto di categoria, non sei più junior, Esatto. anche se puoi comunque sempre correre con le junior, insomma. Però beh, ma ora ti faccio una domanda in base a quello che hai detto, ma non sono un po' tante per una biker 2 o 3 ore di allenamento, a cosa servivano? Allora, più che altro, siccome io mi conosco, diciamo, sono un diesel, sono una che non parte a tutta, anche nelle gare di mountain bike non sono mai partita a tutta perché sennò sapevo che scoppiavo, quindi sono una che ingrana la marcia dopo più o meno una mezz'oretta di gara. Gli facevo 3 ore solamente un giorno durante la settimana, che era la domenica in cui facevo distanza, e le altre ore cercavo sempre di stare gli altri giorni sulle 2 ore, 1 ora e mezza circa. Perché comunque facendo dei lavori devi avere il tempo di riscaldarti bene, il tempo di defaticare bene per non arrivare appunto appesantita all'allenamento del giorno dopo e fare dei lavori specifici. In questi lavori specifici bisogna metterci anche tra uno e l'altro appunto il recupero. E senti, andiamo subito anche noi a affrontare il discorso del motivo per cui ti sei decisa alla strada. Ma volevo fare una piccola premessa prima di che tu ci parli di questo. Ma non è che la strada era dentro di te già da tempo e non te ne eri accorta, no? Probabilmente sì, perché già l'anno scorso volevo fare delle gare su strada, solamente che a giugno purtroppo nella terza settimana siamo andati alla Twill con la squadra in cui correvo prima per appunto l'ultima prova degli internazionali d'Italia Series di mountain bike e durante la prova percorso dal venerdì sono caduta e ho schiacciato e infossato 2 vertebre. Quindi di conseguenza ho dovuto lasciare il mondo della mountain bike per una questione che non mi fidavo più nel guidare la bici. Perché se nella mountain bike, nella tecnica, non ti fidi a guidare la bici, rischi di farti veramente male. E lo sbaglio è stato uno sbaglio mio perché non sono riuscita bene a gestire e a guidare bene la bici e di conseguenza mi sono fatta male. Molte persone, anche dal mio paese, così, che mi vedevano in giro, mi dicevano sempre che io sarei portata più per fare strada che mountain bike. E quindi quest'anno vediamo come va, se si può ritornare a correre, ovviamente. Ecco, quindi spieghiamo un attimino anche per chi la mountain bike, magari forse il ciclocross è meno pericoloso, no? Perché, però Diciamo la di mountain sì. Perché nel ciclocross, se cadi, diciamo, cadi sull'erba. Mentre nella mountain bike, col fatto che comunque ci sono salite e discese molto tecniche, se rischi di cadere in mountain bike, è comunque fatta a un certo livello, la mountain bike, quando si va in discesa, non si va comunque a 2 o 3 all'ora, si va a una velocità molto sostenuta. E se rischi di cadere, di prendere una roccia male, è peggio. Cioè, rischi di farti veramente male. Cioè, spieghiamolo che il percorso della mountain bike non è un percorso come la strada che comunque si viaggia diciamo, su un terreno abbastanza accogliente, no? Cioè, la mountain bike va proprio a cercare anche percorsi accidentati, sassi. Sì, Io esatto. ti vedo sempre in una foto in dove voli sopra dei sassi che uno dice se caschi qui, però magari fino a che c'è la convinzione di affrontarli e di sorpassarli, va tutto bene, no? Quando
Infatti, per fare dei passaggi tecnici devi essere convinto di quello che si sta facendo, perché se non si è convinti, come è successo a me nella mia caduta, si cade e si rischia veramente grosso. Io mi sono schiacciata in fossato di vertebre, appunto, come ho detto prima, però conosco gente che si è fatto anche molto più male. Quindi, quando si fa una cosa, bisogna essere determinati e convinti di quello che si fa. Ma io credo che sia stata la goccia che ti ha fatto cambiare disciplina, perché le cadute, vedi la famosa Pistarde che è rimasta paralizzata da una stupida caduta Esatto. in pista, no? Quindi il destino non si sa mai. Però appunto, credo che per il tuo modo di pedalare, magari la strada, ti vedo più elegante nella Grazie. pedalata. La mountain bike la vedo un pochino più aggressiva. Sarà perché a me non mi sono mai piaciuti fuori strada da praticarli io, mi piace Certo. guardarli. No, allora, sono due mondi completamente diversi, sia per la caratteristica dei percorsi, sia per la caratteristica comunque della bicicletta. Diciamo che la mountain bike è sacrificio e devi avere tanta passione, perché dal momento che non hai più passione o non ti dà più certe soddisfazioni, è meglio lasciar perdere. Un'altra cosa che mi ha fatto cambiare disciplina è proprio il fatto che la mountain bike non mi stava più dando quelle soddisfazioni. Cioè, anche allenarmi stava diventando, diciamo, un peso. E quindi ho pensato che fosse stato meglio cambiare invece che continuare magari ancora 2 mesi e poi piantare lì perché non avevo più voglia. Sì, ma infatti il ciclismo è libertà e divertimento, se non lo fai con divertimento non si può certamente, ma prima ancora di pensare al risultato, che comunque tu ne hai avuti di risultati, se non ti diverti non hai più lo stimolo per prendere parte e attaccarti il numero, no? Esattamente, scusi, mi è andato di traverso la saliva, un attimo. Vai tranquilla, vai tranquilla. Prenditi il tempo prenditi il rifornimento, rifocillati e poi si riparte. Ok, ci sono. Ecco, quindi insomma è una decisione saggia, ma sicuramente si scoprirà poi che era un amore nascosto. Anche perché appunto lo scorso anno nell'intervista dicesti: ho intenzione di fare qualche garetta anche su strada, quindi ecco. Esatto, ma già io a inizio 2019 volevo passare nel 2020 già su strada, era già un'idea che mi frugava in testa, poi dopo quello che mi è successo ho capito che dovevo passare su strada. Però ciclocross è abbandonato oppure si vedrà No, quando arriva il allora, momento? ciclocross sono una che lo pratica più che altro per preparare la stagione, cioè dell'anno prossimo, appunto, sia che sia stato in mountain bike che su strada. Ho fatto solamente un anno fatto bene di ciclocross perché proprio mi volevo preparare bene. Quest'anno ho fatto solamente 2 o 3 gare, ma perché volevo concentrarmi maggiormente sulla preparazione appunto per la strada del 2020, perché comunque essendo anche appena passata sia da under che su una disciplina nuova, comunque volevo prepararmi al meglio su quella cosa. Poi magari quest'anno, col fatto che non si corre tanto su strada, un pensierino ce lo faccio per prepararlo bene. Infatti mi anticipasti con questa volontà di fare una buona preparazione invernale parlando in privato sulla chat di Messenger, e Esatto. apprezzai molto per la mia esperienza, che ormai è post-datata, però credo che ancora una bella preparazione invernale fatta come si deve sia la base per affrontare una Sicuramente. preparazione di strada. Sì, sicuramente. Io ho visto quando ho fatto un anno di ciclocross fatto bene, che poi a metà stagione, se allora, io penso che per fare il ciclocross fatto bene, dopo aver finito il ciclocross bisogna avere un momento di stacco, perché il fisico non puoi portarlo al limite 12 mesi. A parer mio, e quando ho visto che ho fatto ciclocross ho dovuto staccare per una, massimo 2 settimane,
e dover recuperare comunque tutte l'energia appunto che si è sprecato durante la stagione di cross. Mentre quest'anno, visto che ho fatto solamente 2 o 3 gare, ho visto che sono riuscita a continuare la mia preparazione sempre, cioè portarla sempre a migliorarmi sempre di più. Infatti penso che quest'anno sia l'anno in cui sono più in forma, guardando anche le mie prestazioni vecchie comunque. Sono più in forma degli altri anni in questo periodo, cioè negli altri anni raggiungevo questa forma molto più avanti. Sì, ma infatti una buona preparazione fisica, pre-preparazione, diciamo, ti porta a montare in bicicletta che fisicamente stai bene, c'hai fiato, c'hai il fisico allenato, Esatto. anche quei muscoli che durante la stagione alleni poco, magari li utilizzi, se non sono allenati ti possono anche affaticare un po' più del normale, no? Certo. Infatti io Quindi anche durante questo inverno ho fatto palestra appunto per allenare quei muscoli che magari nel ciclismo non riesci ad allenare perfettamente. Infatti anche mentre ero a casa nella quarantena appunto facevo sempre 2 sessioni di palestra a settimana appunto per cercare di mantenere la forza, cosa che magari quando eri su strada comunque riuscivi a mantenerla molto di più confronto a farla sui rulli. poi insomma 12 mesi di ciclismo, di bicicletta, anche per una ragazza giovane, poi sono anche un po' anch'io che ho bisogno di staccare proprio di testa, no? Ma esatto, più che mentalmente, cioè più che fisicamente, mentalmente bisogna staccare di testa, perché se arrivi a un certo punto e sei proprio stanco mentalmente, anche il fisico ne risente molto. Cioè io ho visto sulla mia pelle, e secondo me quando mentalmente, cioè la tua testa dice fermati un attimo, bisogna ascoltarla molte volte. Ecco, quindi però, velocemente, ripedaliamo insieme la tua carriera dai 10 anni, perché intanto va detto una cosa che so che mi ricordo e quindi so che ci tieni, è che Martina ha iniziato a correre in bicicletta, andare in bicicletta per merito della nonna. Esatto, la nonna è una grandissima sportiva, anche lei ha praticato anche un sacco di, cioè ha praticato 2 o 3 maratone di New York comunque, ed è una grandissima sportiva. Un giorno per caso durante l'estate lei cioè, usciva in bici e io non sapevo cosa fare quando ero piccolina, perché comunque quando sei a casa si giochi, vai al parco, però poi è finita lì la giornata. Allora un giorno sono uscita con lei a fare un giro in bicicletta, sono tornata a casa e mi è piaciuto talmente tanto che il giorno dopo sono uscita ancora con lei. E da lì è scoppiata appunto la passione per la mountain bike in quel caso. Anche la famiglia è una famiglia di sportivi. Esatto, anche mio papà sempre ha fatto ciclismo, poi è andato in motocross, correva a piedi. Infatti lui inizialmente mi aveva trasmesso la passione per l'atletica. Praticavo anche quella, solamente che dopo 2 mesi ho smesso perché iniziava il periodo invernale e bisognava andare ad allenarsi in palestra e non mi piaceva da piccolino allenarmi in palestra, quindi ho lasciato anche quella. Ecco, per ora mi ricordo, mi rimase impresso una cosa di te, che quando ti chiesi che differenza c'era tra la ciclista e Martina, tra la ragazza di tutti i giorni e la ciclista, te mi dicesti che c'era una differenza, perché la ragazza di tutti i giorni esce con gli amici, mentre la ciclista amava essere concentrata, determinata, allenarsi da sola, non parlavi con nessuno. Esatto, allora no, vabbè, sono una persona completamente diversa perché quando esco, cioè quando sono a casa comunque cerco di fare le cose che principalmente mi piacciono, comunque guardare i video su YouTube, leggere magari dei libri quando c'ho un po' di tempo, fare delle cose con il computer che mi servono anche per la scuola, ma personalmente anche per me stessa. Qualche volta esco anche con gli amici, adesso in questo periodo purtroppo no, però comunque in estate l'anno scorso ci uscivo. Sì, anche in allenamento invece esco da sola, oppure esco adesso, vabbè, esco da sola, però di solito esco con il mio ragazzo, che anche lui è un ciclista e corre appunto nella Palazzago, quindi essendo più grande di me mi stimola e comunque mi fa andare anche più forte durante l'allenamento e sono tutte cose che mi servono. Però ovviamente quando devo fare i lavori,
Gli dico sempre anche lui di non distrarmi, perché quando fai dei lavori mirati devi essere concentrata al 100% su quello che stai facendo per controllare il respiro, comunque, cioè mentalmente devi essere proprio concentrato. Ecco, infatti la mia domanda era proprio per arrivare lì, ma te mi hai anticipato, forse perché l'avevi intuita, perché vedo che in un anno è cambiato tanto, perché da voler fare qualche corsetta su strada a passare completamente alla strada, da voler andare a allenarti sola, per essere concentrata, ora sola non vai più. Esatto. E tutto questo Esatto. però c'ha una data. C'è una Esatto. data che è il 16-11-2018. In quel giorno Esatto. cosa è successo per cambiare tutta la tua vita? Niente, allora mi sono conosciuta con il mio ragazzo un mesetto prima più o meno. Ci siamo scritti su Instagram perché mi aveva risposto a una storia di Temptation Island, perché io guardo quei programmi, sono una ragazza molto trash, diciamo. E niente, poi abbiamo iniziato a parlare e abbiamo iniziato a frequentarci, uscendo in bici un paio di volte e uscendo normalmente. C'è un piccolo problema di connessione che a volte capitano. E vediamo se Martina rientrerà subito in gruppo. Ecco, appunto ora mentre aspettiamo che la giovane bergamasca rientri in collegamento, sì, in un anno è cambiato tanto, insomma, quindi mai dire mai. Eccola di nuovo qua. Diciamo Scusate, che non questa data l'ha volevo fatta andare proprio in palla tutto. Ops. Ovviamente, poi una sera siamo usciti e lì ci siamo insieme. Ecco, quindi dicevi, quel giorno vi siete conosciuti e da lì poi è scoppiato questo grande amore, perché lo vedo dal tuo profilo, no? Ha messo la data, ha messo... Ecco, e quindi ci cambia anche le regole, non più da sola, ma con la scusa che lui è più grande e l'allena ancora di più, si va ad allenarsi in Esatto. coppia. Ma come si chiama questo ragazzo? Esatto. Perché a me, quando mi dite il mio ragazzo, ma... Ce l'avrà un nome, no? Si chiama Luca. Oh, diciamolo. Quindi, ragazzi, Martina, top. Quindi, due cose importanti che sono cambiate. Però, come dice Davide Cellini, brava per aver capito che necessiti di staccare fisicamente e mentalmente, ti ritornerà con gli interessi, nei risultati, eccetera, insomma, ecco. Quindi poi Esatto. anche Angelo Pisca, complimenti per essere passata alla strada, perché non so come mai, ma tanti nostri follower che seguono questa pagina hanno più passione, hanno più che le ragazze facciano la strada più che del fuoristrada. E questo però... Diciamo che il fuoristrada viene visto maggiormente come uno sport da uomini. È ovvio che la donna sembra più portata per fare uno sport cioè su strada, ad esempio. Però conosco molte ragazze che corrono in mountain bike che sono veramente forti, cioè posso definirle come una macchina da guerra, sia che sono più piccole di me oppure anche più grandi come l'elite, cioè vanno veramente come degli uomini molte volte. Sì, ma io infatti ho visto, ne abbiamo intervistate tante, prima di tutto perché io non avevo esperienza nel fuoristrada e quindi diciamo che i primi passi, le prime pedalate le ho mosse grazie a Gaia Tormena, che lei è una campionessa dell'Elimineto, quindi mi ha fatto conoscere l'Elimineto. Poi ha visto che io ero piuttosto durino e non riuscivo a stargli dietro, allora ha fatto dei video dove mi spiegava.
Dice, te lo spiego con i video. Ha fatto dei video dove spiegava come, cos'è l'XIO, cos'è l'XIE, chi è, insomma. E quindi poi con l'intervista, intervistando anche tutto il resto dei ragazzi, ho cominciato a capire che è una bella disciplina che necessita di una grande concentrazione e determinazione. Certo. Conta tanto la partenza. Ma esatto. La partenza. Se, ho capito che eri un po' deboluccia in partenza. Allora, ero forte perché avevo la sparata di 30 secondi, però poi il mio fisico mollava perché doveva, diciamo, recuperare da questa partenza. Infatti nel corso degli anni ho imparato a gestirmi anche in partenza, a partire un po' più tranquilla, appunto per poi da metà gara in su recuperare. Infatti quando ho iniziato a fare così le gare sono sempre andate meglio. Ecco, quindi insomma, diciamo che la multidisciplina insegna sempre tante cose, perché esatto, hai capito che nel ciclocross servono determinate caratteristiche, nella mountain bike e altre. Su strada forse servono tutte, però tutte e tre aiutano a migliorarsi per ogni disciplina. Quindi sì, esatto. C'è bisogno di tutti. Non si è però parlato di un'altra specialità che sono convinto che è lì che ti sta aspettando, perché e la dico la pista, perché te mi risulti che tu sia una passista scalatrice, no? Mm-hmm. Non lo so, adesso vediamo un attimo come va quest'anno su strada, poi magari parlando con fidanza così si vedrà un po' anche per il da farsi di pista, però quello con calma, iniziamo a fare una stagione su strada fatta bene. Perché la pista, si è visto, ai tempi miei era proprio snobbata, ci si andava per forza. Però si è visto che la pista è molto allenante per le ragazze che fanno anche strada, mm-hmm. e anche per gli uomini. Quindi vedremo se durante l'anno non ti si vedrà anche vedremo. Pedalare su pista. Io ti tengo d'occhio, come vedo una foto su pista. Ecco, ma Martina, chi è Martina? Ne si è capito che nella strada è una ragazza determinata, scrupolosa, pignola, eccetera. Ma ora noi ti si vede qui con questo bel visetto simpatico, ma in realtà... Beh, allora, sono una ragazza solare, come si può vedere comunque. È una che è molto determinata, sia nel ciclismo che fuori dal ciclismo. Nel senso, se ad esempio a scuola voglio prendere un voto, comunque ci metto tutto l'impegno possibile per prenderlo. Infatti quest'anno io ho la maturità, che è, con queste restrizioni qua è un po' più complicata a parer mio, comunque, perché studiare a casa e studiare a scuola sono due cose completamente diverse. Perché sì, le funzioni, le lezioni a distanza funzionano, però per me non tantissimo, nel senso per me come persona. E quindi sono una ragazza molto precisa, infatti con la maturità voglio andare veramente bene. E poi niente, mi piace uscire con gli amici, mi piace ascoltare musica, leggere dei libri comunque, giocare ai videogiochi, perché sono una ragazza che ama tanto giocare ai videogiochi. E videogiochi quale? Mi piacciono quelli, sono molto particolari, infatti mi piacciono quelli da guerra, infatti anche la maggior parte dei film che guardo sono su quelli, oppure ad esempio su quelli della Seconda Guerra Mondiale, perché mi piace molto la storia e quindi mi piace molto guardare quel genere di film. Ti piace sparare, infatti? Esatto. Ma avrai il pelo che tu abbia intenzione di entrare nei carabinieri o nella polizia, perché se vai dall'altra parte... Speriamo, dai! Cioè, anche questa è un'ambizione delle cicliste, no? Fare risultati per entrare nei corpi di Stato. Te su questo ambito come la vedi? Allora, fare risultato per me non è per farsi vedere da qualcuno, ma è più che altro per una cosa sua, una cosa proprio personale. Poi nel senso, se ti vedono e si fanno avanti per proporti qualcosa, ben venga, cioè molto volentieri.
Infatti, sì. Sì. I risultati poi sono sempre una conseguenza di tante cose, no? Esatto. E adesso, ora che sei passata nelle under e incominci, diciamo, a fare le cose serie, ecco perché ti sei data alla strada. No, questa è una battuta che va ritirata subito. E incominciano ora le cose serie perché adesso comincio a gareggiare con le cicliste, quelle che ora sono affermate, che erano promesse e poi si sono affermate, e quindi la faccenda si fa un po' dura. Come lo vedi te questa, come l'affronti questa situazione? Allora, per la battuta che hai detto, diciamo che su strada c'è anche molta più visibilità a confronto nel mondo della mountain bike. Quindi no, sono passata un po' anche per quello, diciamo, per una questione che puoi avere più futuro sulla strada e confronto alla mountain bike, appunto perché è più vista. Poi ovviamente pensare che vada a correre magari con una Marianne Vos, perché comunque la nostra squadra è Continental, quindi magari le strade bianche ad esempio poi si possono svolgere, la nostra squadra può farle. E pensare che puoi andare a correre con appunto una Marianne Vos ti sembra qualcosa di strano, che cioè che vedevi lì da piccolina e dicevi pensa che bello però un giorno poter andare a correre con lei. E diciamo che poterlo fare è veramente una grande soddisfazione. Ecco, quindi ora questo, diciamo, è un sogno di adesso o faceva parte dei sogni del 2018? È un sogno che in realtà Perché avevo è cambiato sempre. tante cose, ma i sogni sono sempre soliti o sono cambiati anche i sogni? Diciamo che sin da piccolina io volevo correre in una squadra anche nella mountain bike che avesse il nome Bianchi. Non so per quale motivo, però da piccolina ero fissata con la Bianchi. E riuscire a essere entrata in questa squadra per me è un sogno che si è realizzato. E adesso col fatto che si può andare a correre con quelle anche più grandi, appena si potrà, anche quello sarà un sogno realizzabile. Però per ora rimane comunque un sogno, col fatto che non si può correre. Vabbè, poi se si parla della Bianchi, Bergamasca, Felice Gimondi, Norma Gimondi che sta portando avanti il nome del papà, Esatto. è seguita, apprezzata, insomma, il sogno credo di una Bergamasca è quella di o di giocare nell'Atalanta o di Esatto. correre nella Bianchi. Il calcio com'è? Ti piace oppure proprio non ti interessa? Se lo devo guardare, lo guardo forzatamente perché mio papà, essendo un tifoso juventino, magari quando si poteva ancora andare al bar e così andavamo insieme a guardare le partite, però io stavo lì solamente per stare in compagnia e basta. Il calcio non è che mi interessi più di tanto. Da piccolina mi interessava di più, però adesso quasi nulla. Senti. Prima sei entrata in un discorso interessante, ma ti sei mai sentita discriminata come donna sportiva? Sì, purtroppo sì. In passato mi hanno sempre giudicato perché io sono una che si abbronza molto. Mi hanno sempre giudicato per i segni che avevo e anche quando magari andavo in giro per i centri commerciali con il pantaloncino corto, la gente si girava schifata di guardarmi perché pensavano chissà cosa, quando in realtà è una cosa normalissima. Ho ricevuto anche commenti brutti purtroppo su questa cosa, però me ne sono sempre fregata e sono sempre andata avanti. Però insomma bisogna di una cosa, che voi cicliste amate farvi vedere segna pantaloni alle maniche, no? Ma invece noi maschi, quando si correva, io mi tiravo un su pantaloni e le maniche proprio per non farmi vedere segno. Ora, sarà possibile, è chiaro che se vanno in un centro commerciale con le gambe a righe, magari vedano un bel paio di gambe con queste mezze bianche e mezze nere, dice questa di dove è venuta fuori. No, vabbè, il punto è che se io anche tiro sul pantaloncino e sto in giro magari 3 ore mi esce un altro segno, perché io sono già scura di mio, di carnagione, e di conseguenza quando prendo un minimo di sole mi abbronzo subito. Poi sinceramente se la gente che mi giudica in giro ha la mentalità, diciamo, la mente piccola che non riesce ad allargare i propri orizzonti, come mi è successo una volta dal parrucchiere, che sono entrata e una signora mi ha chiesto se facevo il muratore.
Lì allora, cioè, si vede che non riescono ad allargare per la propria mentalità. Ecco, magari sì, sono più battute. Oddio, poi insomma lo sanno tutti che le cicliste, i ciclisti hanno le gambe a strisce. Esatto. Però ecco, per discriminata intendi questo, ma non mentre ti sei sentita nel movimento del ciclismo, come ti sei sentita? Accolta, rispettata, sì. No, sì, accolta e rispettata assolutamente. Quindi questo fa capire, cioè tutte le ragazze dicono così, no, fa capire che il ciclismo, che è nato come sport maschile, comunque le ragazze l'hanno accolte bene, anche troppo, e ci tengano proprio a vedervi correre, a darvi le solite opportunità. Non è uno sport maschilista. No, per quello no, anzi si sono anche, diciamo, adattati a noi donne, perché ad esempio nella mountain bike, non in tutte le gare, però anche nella mountain bike come su strada molte volte facevamo tipo delle gare separate dagli uomini, mentre all'inizio, un paio di anni fa, correvamo tutti insieme, magari partivano prima i maschi, poi le femmine, però ovviamente i maschi vanno più forte, quindi ci doppiano. E anche sul fatto dei chilometraggi. Ad esempio, anche nella mountain bike, come su strada, noi donne magari facciamo dei giri in meno confronto agli uomini, perché non va a chilometri la mountain bike, ma va a giri di un circuito, perché è un percorso che si ripete più volte. Quindi, se ad esempio c'è una gara in cui gli uomini fanno 6 giri, le donne ne fanno più o meno 5, ne fanno sempre uno in meno degli uomini. Vabbè, ma questo come la vedi te? Ti vorresti fare i soliti giri o anche no? No, no, sinceramente no, passa uno in meno. No, No, perché infatti sennò gli sono uomini contenta. fanno 280 km, se le donne è meglio di no, perché si è No, no, parlato anche esatto. questo, no? Io sono contrario alle gare troppo lunghe. Sono contrario a che nelle donne si allunghino le gare, perché perdono, secondo me, di spettacolarità. Te come la pensi? Dipende. Allora, perché io venendo adesso dal mountain bike, una cosa che cioè, è molto strana nella mountain bike è che, ad esempio, i percorsi che fanno gli uomini con le stesse difficoltà tecniche le debbano fare anche le donne. E questa cosa mi sembra molto strana perché magari ci sono delle cose che fanno fatica a fare gli uomini e le donne devono farle anche loro. Per quanto riguarda la strada, invece, non so darti ancora una risposta perché, ovviamente, non avendo ancora fatto una gara. Non so dirti di preciso, però comunque c'è molta differenza di chilometri anche nelle donne e nei maschi su strada, perché comunque vedo che gli uomini hanno gare da 200 km, le donne magari il massimo che hanno è 100, 160, 170, 180, quindi sono comunque 20-30 km di differenza. Sì, ma come è giusto anche che sia, perché aumentare le gare porta solo le ragazze magari a prendere qualche additivo in più, no? Cioè, Certo. ecco, e si rientra in un argomento, quello del doping, che ti feci la fatidica domanda per scritto. Oggi cos'è cambiato da quella dichiarazione che mi raccogliesti tutto con una parola semplice e corta? Esatto, non è cambiato il mio pensiero e per me rimane sempre la parola schifo, perché io penso che se devo vincere, preferisco vincere con le mie forze piuttosto che usare una sostanza. Oppure se preferisco perdere, ma perdere con le mie forze piuttosto che riuscire a vincere una gara usando delle sostanze. Io il doping è proprio una cosa che non concepisco e non capirò mai. Non capisco come la gente può portare il proprio fisico, cioè portare la mente, perché alla fine tutto è una cosa mentale, cioè, di dirsi a se stessi di introdurre delle sostanze solamente per riuscire a raggiungere delle prestazioni migliori. È una cosa che proprio non concepisco. Piuttosto mi faccio il doppio delle ore in bicicletta, il doppio dei lavori, ma dei risultati ci arrivo con le mie forze, non grazie magari a delle sostanze. E su questo cerchiamo di rimanere sempre su questa idea. Io tutti gli anni te lo chiederò, perché insomma il diavoletto del doping è sempre lì in agguato, è sempre lì che tenta. Dice: ma se prendi questo, No, no, infatti mai preso, mai lo prenderò nella mia vita.
Benissimo, e ora qui è arrivata anche Albina Di Santolo, che saluto e che spesso è qui con noi. E a proposito di vittorie conquistate, ecco, la vittoria più bella che hai fatto, anche se non hai vinto la gara più bella che ti ricordi nei momenti particolari, insomma. Allora, vittoria più bella non ne ho una in particolare. Diciamo che una che mi è rimasta impressa per l'esultanza che ho fatto è stata da G6 a Ghisalba, e quella lì mi è rimasta impressa per l'esultanza. Un'altra vittoria bella è sempre stata nei G6 alla Presolana, che quella lì è stata una gara veramente dura, perché da G6 comunque ci facevano fare un giro che ci avrà avuto dentro una salita che è stata lunga 1 chilometro circa, per un bel po' di giri, comunque erano 5-6, adesso non mi ricordo di preciso. Però quando sono diventata più grande, meno male nessuna vittoria a particolare importanza rispetto alle altre. Però piuttosto a particolare importanza un secondo posto che ho fatto l'anno scorso, dopo un periodo di stop forzato, perché mi ero uscito dei problemi al perone, in cui quando correvo mi si induriva tutto, in tutte e due le gambe, e di conseguenza non riuscivo più a muovermi. E Non ho dopo capito, qualche scusa, quando? praticamente mi si è quando mi si induriva tutto il perone perché mi si infiammava, non riuscivo più a muovere le gambe, mi si bloccavano completamente. Di conseguenza non riuscivo più neanche a fare una gara, diciamo, perché se c'era un pezzo da spingere la bici non riuscivo. E quando ho fatto questo stop forzato, la gara, diciamo, di partenza da questo stop forzato era una gara a Lugagnano, in Emilia-Romagna. Ed era una gara in cui è piovuto tutta la sera prima, tutto il giorno prima, quindi c'era giù un paciugo cioè un paciugo della Madonna. E cioè bisognava spingerla tutta a piedi. E lì era la prima volta in cui mi sono sentita bene perché non avevo problemi nello spingere anche a piedi. Quindi diciamo che confronto a una vittoria che ho fatto, un secondo posto così è stato più importante, diciamo, È stata una perché ero riuscito a liberazione vera e spingere. propria. Esattamente. Senti, sei soddisfatta dell'organizzazione del ciclismo? Cosa cambieresti, se cambieresti qualcosa? No, vabbè, io sono abbastanza soddisfatta. L'unica cosa che mi spiace, ma questo non a livello di organizzazione, è il fatto che ci sono proprio poche piste ciclabili. O quelle poche piste ciclabili che ci sono, ci vanno su comunque le mamme con i bambini, così. Quindi anch'io, magari se entro nella pista ciclabile, io l'unica pista ciclabile che faccio è una vicina a casa mia, quando torno dagli allenamenti, che lì si stringe un po' la strada del paese e vado dentro la pista ciclabile. Però per le altre volte non riesco proprio perché vedo anche da tutte le altre parti che molte volte ci sono dentro magari mamme con i bambini che si fermano in mezzo. Quindi io non posso pretendere di passare a 30-35 all'ora in mezzo a quelle piste ciclabili. Poi magari anche gli automobilisti si incavolano con noi perché dicono: ehi, ci sono le piste ciclabili, dovete andare lì. Io posso anche andare lì, però rischierei solamente di investire le persone e non mi sembra il caso. Però a livello organizzativo, di associazioni così, io non cambierei niente nel ciclismo. Ecco, quindi come di solito le cose all'italiana, le piste ciclabili non ci sono. Dove sono? È tutto un film, come dice il Fanini, come dice il nostro amico Brunello Fanini, è tutto un film. Perché? Perché sulle ciclabili ci vanno i bambini con le mamme a piedi, e come si è visto anche a Milano in questi giorni, è successo subito purtroppo un incidente, e quindi non sono ciclabili, sono ciclopedonabili, Esatto. dove le macchine ci parcheggiano, dove, e quindi non c'è. Ecco, ma magari una bella ciclodromo, è un bel circuito di 4-5 km con la salitella. Esatto. Il punto è che non ci sono posti dove poterlo fare, secondo me. Perché comunque costa tanto fa poter fare una cosa del genere e attualmente non ci sono abbastanza fondi, secondo me. E anche i posti. Comunque, essendoci paeselli, io dove abito io ci sono paeselli piccolini e ad esempio per arrivare proprio in città, Bergamo,
Io ci metto sui 30-40 minuti circa in bicicletta, quindi io dovessi spostare ogni volta, non dico che sarebbe un po' un peso, cioè io lo farei anche, però comunque quando devo fare poco così preferisco girare qua, o quando devo proprio fare dei lavori che comunque devo andare su salite più lunghe, sarebbe più un problema magari farlo su una salitella del circuito. Però quando vogliono i soldi li trovano, secondo per chi e secondo per cosa, c'è soldi a volontà, per il ciclismo soldi non ci sono mai, insomma, no? E invece se ci investissero un pochino di più, visto che tanti giovani escano dalla strada, andando sulla strada, e questo sarebbe bello che ci fosse un pochino più d'attenzione, perché poi il ciclismo è uno sport praticato da Esatto. tantissima Più gente, che a altro tutte le età. per una questione di sicurezza personale, perché ogni volta quando si esce in bici c'hai sempre quel pensiero di dire speriamo, cioè, speriamo di tornare a casa sana e salva oggi, perché capita molte volte che esci e ci sono le strade che ti tagliano le strade, non rispettano i semafori, quindi devi sempre avere un occhio di riguardo su quello che stai facendo. Come ti senti trattata dagli automobilisti anche in fatto di essere una ragazza? A parte Allora, l'apprezzamento carino, no? E quello lasciamo perdere, no? Ci magari. vuole stare. Ah, magari, perché sono tutti. Sì, perché Che dici? indifferentemente sei un ciclista, quindi non gli importa diciamo il sesso, però ti vedono sulla bici e pensano subito che te sei in giro a disturbare quello che magari loro sono in giro in macchina. E questa è una cosa che a me dispiace molto, perché ci sono persone che proprio il ciclismo è il loro lavoro, quindi come la persona sta andando al lavoro in macchina, ci sono persone che lavorano appunto facendo ciclismo, avendo trasformato la propria passione in un lavoro e di conseguenza cioè io ci rimango male quando succedono certe cose. Molte volte non rispettano gli stop, perché mi è capitato una volta che io sono entrata in rotonda, un automobilista è uscito dalla rotonda e mi stava per centrare in pieno. Il primo gesto che mi è venuto da fare, senza farlo apposta, è stato il gestaccio, più che altro perché mi sono spaventata. Lui mi ha accostato, mi ha tirato giù il finestrino e mi fa: i gestacci tienili a casa tua. Però a me è stato un gesto che mi è venuto di istinto, ma più che altro per una paura, perché ero in giro in quel momento lì, ero in giro da sola. Una ragazza, se succede qualcosa, cioè cosa si fa? E la prima risposta che gli è stato dato, gli ho chiesto scusa ovviamente per il gesto, perché mi sono resa conto anch'io comunque che ho sbagliato. E gli ho detto che però la prossima volta di rispettare le precedenze, perché comunque se ero io, va bene, io posso anche fermarmi un attimo, riesco anche a frenare in tempo, ma se era un'altra macchina o un motorino e lo centrava, cioè non è che ti fermi se facevi un botto della Madonna e basta. Quindi secondo me dovrebbero andare in giro con due dita di cervello in più molti automobilisti. Oppure quelli che ti suonano, ti passano e ti mandano a quel paese anche se sei in giro da sola e sei sul ciglio della strada, che di lì non puoi andare perché sennò cadi per terra. E allora lì dici, cioè perché? Per quale motivo? Cosa ti ho fatto di male? Cosa ti costa aspettare 30 secondi e poi superarmi? Come quelli che magari sono dietro di te, ti superano e poi svoltano dopo 5 metri. Per quale motivo lo fai? Piuttosto aspetta un attimo, io passo e poi giri. Sì, magari io sono arrivato alla conclusione. Secondo me c'è la fretta, ma c'è anche tanta ignoranza, no? Sì, molto E bisognerebbe forse acculturare di più, richiamare tutti gli automobilisti a rivedere un pochino i loro punti di vista su tante situazioni, cioè, anche perché le persone che vanno in bicicletta sono persone, cioè, ma anche se ci fosse un animale. Non è esatto. perché Esattamente, cioè se comunque sei in bici c'è una persona, c'è una vita comunque, e se tu rischi, cioè fai queste cose perché non hai un attimo di tempo per aspettare o pensi che sono in giro tanto per,
Cioè, se, sono persone che non pensano che sulla bicicletta ci sia una vita, pensano solamente che è un ciclista e magari il ciclista gli sta sulle scatole, allora vabbè, tagliamogli la strada, suoniamogli e basta. Ma non pensano che sotto il casco, sotto la divisa, c'è una persona come tutte loro. Purtroppo su questo ci sarà da lavorare tanto perché come riaperto le strade sono già risuccessi i primi incidenti, le prime violenze e quindi questo è un po' un problema sociale che andrebbe affrontato seriamente per trovare però senza il rispetto da parte di entrambe le situazioni difficilmente si potrà arrivare. Quindi bisogna stare molto attenti. Io quando esco una volta, 3, 4, 5 volte l'anno, e devo stare attento e poi non è che sono un fruscellino, quindi però devi Certo, stare attento perché proprio non ci vedano. è Non mi vero, aspettano da vedere. Se ti vedono ti chiappano. è vero. Quindi e quindi bisogna, ecco, ma invece durante le gare, ora tu vieni dal fuoristrada, le gare nel fuoristrada sono organizzate bene, ecco, quindi sulla strada questa domanda non ti si può fare Ok. perché non hai mai vissuto, diciamo, l'esperienza delle gare in strada. Io invece, ecco, prima di parlare un pochino del nuovo calendario, un'altra domanda che riguarda sempre anche le ragazze, ma il ciclismo chiaramente che come sport è abbastanza sacrificato. Perché secondo te ogni anno ci sono sempre meno team e meno ciclisti e cicliste che continuano l'attività? Questa è una domanda che mi sono fatta anch'io quando dovevo cambiare il team e dovevo passare appunto ad Under. E ho appunto anche questa è stata una motivazione che mi ha fatto cambiare, andare su strada, perché ad esempio nella mountain bike ci sono veramente pochi team. E se ci sono team costituiti da 5-6 persone, la maggior parte. Quindi, e prendono comunque le persone più forti, comunque vincono a livello nazionale, internazionale. Poi comunque quando passi e diventi grande prendono anche persone magari dall'estero. Quindi c'è sempre meno possibilità di entrare in un team, diciamo, fatto bene, che ti può portare a fare coppe del mondo così nella mountain bike. Mentre su strada invece c'è più, diciamo, vasta scelta. Ci sono molti più team, sia a livello maschile sia a livello femminile. Però secondo me molti ragazzi smettono perché non riescono magari a trovare una squadra e magari le squadre invece chiudono perché magari non trovano uno sponsor molto cioè che gli offre parecchio per poter continuare a fare quell'attività. Anche perché si pretende sempre risultati anche da questi da ragazzi, più da ragazzi che non dalle donne, no? Dalle ragazze magari sì, qualche team c'è, però io ne ho intervistate tante, anche alcuni direttori sportivi a livello giovanile hanno piacere che la ragazza cresca, che maturi. Più che del risultato, poi chiaramente se trovi la campioncina che ti vince il campionato italiano è Esatto. festa per tutti, no? Certo, è vero. Però nei ragazzi forse è ancora più presente la richiesta di fare risultato. Ecco che lì c'è un pochino più l'uso di prodotti, non dico doping, ma diciamo anche doping. E rischiano un po', quindi diventa anche un po' una gara un po' sleale, no? Tra chi segue i principi giusti e chi non li segue, però alla fine poi o vinci o smetti. È vero, perché nel mondo appunto delle femmine su strada, anch'io quando sono andata a parlare con Fidanza, lui mi ha sempre detto che in questi anni mi vuole far crescere a livello fisico, a livello comunque anche mentale, perché sempre a livello fisico ci deve essere in concomitanza la mente comunque che ragiona bene. Mentre negli uomini vedo molti ragazzi che smettono perché nel ragazzo, appunto, come hai detto te, cercano molto di più il risultato piuttosto che il fatto di far crescere. Perché negli uomini sono tutti lì
Comunque, allora, nelle donne, se entri in una squadra Continental e sei under barra elite, sei già nel mondo del professionismo, diciamo. Mentre negli uomini, se sei under o elite, cercano sempre il risultato per far sì che le squadre di professionisti li vedano. E quindi, secondo me, molti cercano appunto di diventare professionisti, come è giusto che sia, però non tutti, cioè non, le squadre professionistiche non riescono a prendere tutti, ovviamente. Quindi cercano di fare maggiormente il risultato piuttosto che crescere. Ok, magari i primi under da under, sì, li fai crescere i ragazzi, però quando iniziano a passare ultimo anno under elite, cercano sempre di fargli fare il risultato appunto per far sì che li vedano le squadre di professionisti. Questo è Magari un problema. se tutti trovassero una fidanzata come Martina, le corse sarebbero più equilibrate, perché credo che il tuo fidanzato sia controllatissimo. Sì. Senti, ma qual è il tuo piano A, il tuo piano B e il tuo piano C? Boh, sinceramente non ho dei piani. Io vedo sempre le cose come vanno giorno per giorno. Anche ad esempio, io parlo negli allenamenti, anche col mio allenatore ci sentiamo tutti i giorni per vedere appunto come stabilire l'allenamento del giorno che viene. Comunque, quindi di conseguenza non ho dei piani nel dire ad esempio oggi sto bene, faccio una cosa, oggi sto male, ne faccio un'altra. Ma anche nella vita non ho un piano A, un piano B, un piano C. Vedo sempre le cose come vanno giorno per giorno e le gestisco appunto Ma giorno per siccome giorno. questa è una domanda, perché la faccio a tutte, e c'è chi dice che il piano A è la bicicletta, il piano B è la scuola, c'è chi dice prima la scuola e poi la bicicletta, e poi chiaramente addirittura la Gaia Masetti dice: guai se viene un ragazzo intorno a me, io penso solo alla bicicletta. Un altro anno mi prendo un anno sabbatico anche con la scuola, solo ciclismo. Allora, no, vabbè, qua se mi sente mia mamma mi lincia. Io metto sempre il ciclismo prima della scuola e lei ovviamente si incavola con me perché dice la scuola è quella che ti darà un futuro e bla bla bla. E c'ha ragione. Però, ad esempio, io una cosa che ho sempre desiderato da un paio d'anni più o meno è quella di frequentare l'università di psicologia, perché non c'entra niente con gli studi che sto facendo ora, perché io sto studiando grafica. Dalla pubblicità alla strada, dalla Non so. grafica pubblicitaria La a psicologia. psicologia. Lo so, sono una che cambia molto le scelte, però mi sono appassionata, diciamo, a questo lavoro per una questione che voglio fare i 3 anni di psicologia normale e poi avvicinarmi alla psicologia dello sport, in modo tale che se un indomani dovessi smettere con il ciclismo, rimango comunque nell'ambito dello sport come psicologa, appunto. E questa è una buona scelta, anche perché io ho, soprattutto voi ragazzi, avete la convinzione giusta, secondo me, che sia in maggior parte sia un fatto di testa. E siccome siete donne, e non per screditare questo lato, no, della donna, ma più soggette a degli alti e bassi, una psicologa dello sport, che ce ne sono e che fanno, che lavorano bene, sarebbe molto importante, secondo me, all'interno di una squadra, ma non tanto perché, proprio per aiutarvi nella crescita sportiva, nell'affrontare la competizione, l'ansia, perché anche te, Sì, mi ricordo che sei una ragazza molto emotiva. Quindi io infatti un paio di anni fa andavo da una psicologa sportiva che mi aiutava appunto nella concentrazione del pre-gara. Quando magari c'era qualcosa che non andava bene, grazie alle tecniche che mi insegnava lei, riuscivo a trasformare quella cosa da negativo a positivo. Quindi, secondo me aiuta molto a livello mentale, soprattutto per la prestazione. Infatti lei mi diceva sempre, il risultato viene dopo la prestazione. Prima devi vedere e analizzare la prestazione, nel senso come ti sei sentita in gara, se era quello che volevi fare, e poi il risultato, se vieni prima, seconda, terza o arrivi ultima, viene dopo tutto. Quindi questa qua è una mentalità che mi ha insegnato lei e ha pienamente ragione. Prima viene la prestazione e poi viene il risultato.
E per fare una buona prestazione bisogna avere tutto collegato nella migliore delle maniera, quindi testa, cuore e gambe. Siamo arrivati purtroppo alla scadere dell'ora. Saluto Dulcis in fundus, ma non Alan Villafane, che è uno sportivo di San Juan dell'Argentina che spesso ci viene a trovare, è venuto a portarci saluti anche stasera. Saluto Martina e la ringrazio per questa oretta che ci ha dedicato con simpatia e professionalità, per averci raccontato. Ricordatevi tutto quello che ha detto, perché poi la riintervisteremo per capire se com'è. Saluto i nostri follower che anche stasera ci hanno sostenuto, hanno fatto delle belle domande e a domani sera. Una buona Grazie sera a te. e una buona notte a tutti.